Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi riprendendo anche un po' vari format di YouTube, fra cui il caffè con il Brotini di appunto Giulio Brotini, YouTuber che vi consiglio di seguire molto anche su Twitter. Lascio il link in descrizione, oltre ai miei canali social, anche dei suoi, perché porta contenuti molto interessanti a tema Apple. Oggi andremo un po' a fare questa cosa simile podcast, che cercherò di portare regolarmente una volta a settimana, quindi un po' più fra noi, un po' più intima. Qui sta anche caricando un video, però andiamo a parlare un po' di Apple, di tutti i nuovi prodotti di cui dopo una settimana non sono ancora riuscito a parlarvi, scusate veramente tanto. Qui al posto del caffè, visto che sono le 23:30, abbiamo il ginger beer, bello piccantino, allo zenzero come piace a noi. Quindi iniziamo subito col video. Parto subito ovviamente dalla parte grossa. Stanno uscendo gli unboxing di iPhone 13. Sono usciti in questi giorni quelli degli influencer, della gente famosa, della gente importante che c'ha i contatti con Apple, matti sgravati. Quindi li arrivano prima, sono usciti varie review, anche Galeazzi, molto bella, con Iman Loro, molto molto bello, andatele a vedere, assolutamente video da vedere. E oggi sono arrivati anche alle persone comuni, che però comunque non sono tanto comuni, perché c'hanno sordi per prendersi iPhone 13 appena uscito. Infatti sono una persona proprio di quelle comuni comuni, che non c'ho manco quelli. Oggi mi arrivano iPad, non mi arriva nulla, raga. iPhone 13 lo vedo un po' come iPhone 12S. Certo, ha le sue poche funzioni che però sono interessanti. Il notch ridotto, c'era molto più iPad attorno, alla fine non gli ha fregato poi niente a nessuno rispetto a quello che hanno introdotto. Cinematic mode assurda, macro fotografi sui modelli Pro. Wow! Quando l'hanno introdotto in presentazione gli hanno dato così poco spazio che non l'ho cagata neanche tanto, invece wow, veramente assurda. Stili fotografici, sì, sono un po' una mezza minchiatella, non tutto lì, ci sono, non li vedo così importanti, non li vedo così utilizzati. Ho visto tanto parlare di cinematic mode, di macro, ma mai di stili fotografici. Nuove colorazioni, non ve ne parlo neanche. Promotion sui modelli Pro, veramente interessante. Però il punto è, l'altro giorno mi fanno: ma secondo te qual è la novità di iPhone 13? Perché dovresti passare da iPhone 12 a iPhone 13 se non sei un videofilo, un amante dei video, un amante della fotografia? Per un cazzo, niente. Per se levi quelle fotocamere, cosa c'è di nuovo? La batteria che ti dura 2 ore e mezza in più. Ma bravo, il design nuovo con la fotocamera obliqua. Ma bravo, cosa vuoi? Complimenti che sei il bambino speciale. Perché Fonte D è iPhone 12S. Io l'ho detto. Sui modelli Pro invece c'è più potenziali già solo per promotion. Cioè, perché alla fine non ti interessa lo schermo, non ti interessa la camera. Là perché, cioè, prenditi iPhone SE. Prenditi iPhone SE, risparmi, e non ti interessa lo schermo, non ti interessa la camera, non ti fai iPhone SE. Non sto scherzando. Vai su iPhone 12 se puoi avere il 5G. Alla fine non lo so. Vedo anche questa nostra, a parte di Apple, la scelta di mantenere un solo Pro Max. Io avrei mantenuto, anzi avrei rimesso in linea iPhone 11 Pro Max. Sarebbe stata una scelta molto buona, secondo me. Perché secondo me è un po' ora come ora, perché non ti servono 5G, schermo top 120Hz e fotocamere wow, anche se comunque quelli sono veramente buonissime. Vai su iPhone 11 Pro Max, batteria top, schermo anche per quello top, design, a me il silver di quel modello piace un sacco, cioè alla fine non gli manca nulla. Poi c'è iPad 9 che doveva avere il design di iPad Pro 2017, invece no, rimane sempre lo stesso design. Ormai è anacronistico, perché è oggettivamente anacronistico, assolutamente. Stavo guardando proprio l'altro giorno su iPad 2018 che ha lo stesso identico design. Tanto, tanto, tanto anacronistico, troppo anacronistico. C'è bisogno di qualcosa di nuovo su quel punto, assolutamente. Soprattutto con iPadOS 15, che in verticale è veramente una roba terribile. Quick Notes, l'unica cosa interessante di questo software, secondo me, iPadOS 15 su quel dispositivo ha già un po' più senso. Su un nuovo iPad mini, di cui parliamo ora, ha già senso. Su iPad Air, su iPad Pro, non ve ne parlo.
iOS 15 io ce l'avevo già inviata foto tutta l'estate, non ho nulla da dirvi, arriverà il video a riguardo. Vi dico già che in questi primi giorni gira veramente 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 bene, come le beta. Dopo un'estate di beta sento la differenza e mi fa piacere questa differenza. iPad mini 6, prodotto molto 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 controverso. Lo vedo bene per uno studente universitario, se non per il prezzo, che secondo me uno studente universitario medio non li spende 550 euro per un iPad mini. È un taccuino da tasca con una pencil che puoi metterci Instagram, fotocamera, poi alla fine anche quello è ottima fotocamera. C'hai le note super fighe, rapide, display bello, ti ci puoi guardare Netflix, ti scarichi qualcosa da Netflix. Però fa competizione all'iPhone Pro Max. È un iPhone XR Max. Me lo vedo molto così. Io non sono mai stato un grande fan dell'iPad mini, per quanto questo prodotto quest'anno mi piace veramente tanto. Il punto forte è veramente l'Apple Pencil, che se non avessi Apple Pencil ti direi mi compro l'iPhone Pro Max, veramente. Invece ha il suo potenziale. Tutti i tasti sono sulla parte sopra, verticale, quindi anche i tasti del volume, oltre a quello del Touch ID Power, anche quelli del volume sono stati spostati in cima ed è bellissimo. Questo iPad è veramente bellissimo, ovviamente grigio siderale, bellissimo, colore galassia. Poi vabbè, abbiamo rosa e viola che. Quindi sì, alla fine è quello il discorso principalmente. Apple Watch 7 arriva in autunno, va. Prodotto pessimo, assolutamente. Non ho acquistato per nessun motivo. Se avete serie 3, passate a S. Se avete serie 4 tenetelo, se avete serie 5 tenetelo, se avete serie 6 che ve lo dico a fare, tenetelo, non è un dispositivo che merita un upgrade, assolutamente, al massimo passerete poi al serie 8, soprattutto possessori di serie 4. Io vi dico, trovatevi un modello più nuovo in sconto, a un buon prezzo, anche le SE a un buon prezzo, sono usate molto ECG. E poi passate in serie 8, serie 9 quando sarà, perché questo serie 7 è il Watch 6S che era un 5S a sua volta, che era un 4S a sua volta. Quindi invece WatchOS 8 l'avevo sottovalutato, perché a me come personalizzazione delle watch faces, che alla fine è la cosa principale, alla fine ti dà disponibili tutti i colori. Ad esempio sulla watch faces cifre 2 io posso andarmi a vedere tutti i vari colori dagli anni scorsi, cioè che potevo usare con le varie watch faces negli anni scorsi, fin da primavera 2015. C'è cioè quel famoso verdino di Apple Watch dei cinturini del 2015 che posso andare a mettermi su questa watch faces, così. Poi è antiestetico, però si può fare. E anche nuove colorazioni ora per quest'autunno ci sono e a me piacciono anche. Ad esempio, questa qua è veramente bellissima con questi colori molto autunnale, ci sta assolutamente. E hanno introdotto anche quella abbinabile al cinturino Black Unity. Anche questa cosa, sì, alla fine anche sono cose piccole, però hanno anche il loro tocco, hanno anche il loro stile. Secondo me su WatchOS ci stanno. Poi abbiamo Full Immersion, che tramuta anche qua e qua ha veramente la sua migliore espressione. Io sono un grandissimo fan di questa funzione, ma ne parlerò meglio nel video dedicato ai nuovi software, più nel dettaglio. Però ottimo, ottimo, ottimo anche lui. Non l'avrei detto. Monterey lo attendo con ansia perché Big Sur. Ora sarebbe figo avere un iPad con questo Mac, soprattutto per cycler, magari un bel 12,9, faccio doppio schermo, ovviamente visto che lo schermo è uguale. Quello sarebbe molto comodo, soprattutto usarlo anche col touch o con una keyboard. Boh, sto a letto, lo connetto via Bluetooth, mi sta a 10 metri. Comodo, comodo. Ve la metto un po' lì. Quindi Apple ora c'ha tutta una serie di prodotti un po' controversi. Mac non se ne parla neanche tanto. Questione touch bar, l'affronto veloce, anche se ne avevo già parlato un po' di tempo fa. A me personalmente piace molto, la trovo molto comoda.
e di impatto anche esteticamente. Posso fare con un sacco di cose, cose che magari si posso fare con il trackpad, azioni rapide, ma lo slider per la luminosità comodissimo, per il volume scelgo meglio, la luminosità della tastiera uguale, per fare uno screenshot, per fare una cosa più che un'altra, per avere tutte quelle piccole scorciatoie che tutti dicono è inutile. Secondo me la touchpad invece è molto utile. Touch ID non ve lo so neanche dire, è comodissimo sul Mac. Tastiera ottima, ottima, ha un ottimo rumore, anzi, lo faccio sentire. È una signora tastiera e questo Apple gli va detto assolutamente. Sta lavorando su degli ottimi prodotti ultimamente. Non c'è veramente nulla da lamentarsi, purtroppo. Per questioni leak, Apple Watch Serie 7 è tutto squadrato. Hanno cannato di brutto sia Gurman, che nessuno ci ha fatto caso, sia Prosser che l'hanno attaccato bene, tutto mi ha fatto un po' pena. Ora voglio vedere questa cosa dei suoi rumors leak sull'iPhone 14, non so quanto crederci sinceramente. C'ho dei capelli che stanno facendo della roba assurda e per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo... Ah no, scusate, lasciate like per favore, grazie. Per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.